Hey hacker, I fucked you in the ass. Yes, I did. And I enjoyed it. By the way, whoever is subscribed to this channel because of the highlights of the Champions League matches, you might as well just leave. Just go. Unsubscribe. Because you will no longer see highlights. Okay? Tornato. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e mi mancava questa intro, mi mancava su questo canale perché ha un sapore particolare, ha un sapore speciale e sono contento ragazzi, bentornati sul canale, sul vero canale, sul canale originale di Giovanni Stramacci. Ho vinto la battaglia contro l'hacker o contro gli hacker. Non l'ho mai saputo, non lo so e non lo saprò mai. È una battaglia durata circa 4 mesi e in questo video vi racconterò che cosa è successo e che cosa ho fatto per riottenere il canale, no? Quello che ho passato in questi 3 mesi e mezzo, 4 mesi per riottenere il canale, soprattutto i miei contatti con YouTube. Prima però, per chi di voi non lo sapesse, in questo lasso di tempo, in questi 4 mesi, ho aperto un nuovo canale, no? Un canale di riserva per pubblicare video in attesa della risoluzione del problema. Il canale sta in descrizione, il link sta in descrizione per chi di voi non lo sapesse. Ecco, ho pubblicato live reaction post partita, insomma una settantina di video, quindi insomma, se ne avete voglia, il link sta in descrizione. Adesso devo soltanto capire che cosa fare con questi due canali, con questo doppio canale, quale canale utilizzare di più. Perché li terrò entrambi, li utilizzerò entrambi, però un canale vorrei utilizzarlo con più frequenza, soprattutto pubblicando i contenuti, diciamo, più importanti, no? E vorrei, la mia intenzione è di continuare con questo, di continuare su questo, però tutto quanto dipende da voi. E dipende da voi ovviamente, quindi iscrivetevi a questo canale, iscrivetevi all'altro canale, mi raccomando, dovete essere iscritti a entrambi perché prenderò la decisione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ecco, magari quando e se ritornerà il calcio, perché molto dipenderà anche da quei contenuti. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, che cosa è successo? L'ultimo video che ho pubblicato su questo canale si intitolava "Mi hanno hackerato il canale". Ok? Video che poi è stato cancellato dall'hacker, perché ho assistito all'hackeraggio praticamente in diretta e pensavo di aver risolto, pensavo di aver ribaltato tutto, no? E di aver riottenuto accesso al canale. Invece no, invece gli hacker erano ancora dentro, sono stati dentro al canale YouTube per 24 ore insieme a me e dopo 24 ore hanno potuto tagliarmi fuori, ok? Quindi io dopo 24 ore dall'hackeraggio non avevo più accesso al mio canale YouTube, mi era stato strappato dall'account Google ed era stato associato all'account Google dell'hacker. E io ho cercato di contattare YouTube, quindi ci ho messo una settimana. Dopo una settimana ho capito come contattare YouTube, grazie anche ad Alfred, che ringrazio nuovamente, mi è stato molto disponibile in molteplici occasioni. Ho contattato YouTube mi ha risposto dopo un giorno, quindi è stato disponibile anche YouTube, paradossalmente, e sembrava che la situazione potesse risolversi nel giro di pochi giorni, almeno questa era la mia sensazione. Poi però scopro che in questi casi ci vogliono un paio di settimane, ecco, un paio di settimane minimo. Allora io ho aspettato, ho pazientato. Il problema è che 2 settimane dopo l'hackeraggio questi qui, gli hacker, iniziano a pubblicare la loro merda, iniziano a pubblicare gli highlights delle partite di Champions League, highlights che attirano molta gente, molti utenti, soprattutto stranieri, che si sono tra l'altro iscritti al canale da loro rinominato Golaso TV. Tra l'altro
piccola parentesi, il mio canale non è stato l'unico ad essere hackerato da questi soggetti. Se cercate Golasio TV nella home di YouTube ne trovate parecchi e ci sarà un motivo, ecco. Anche YouTube Italia Calcio, Roberto Palermo è stato hackerato, Diritto Privato è stato hackerato, Antoine è stato hackerato, sempre da questi qui, dagli stessi che hanno hackerato il mio canale. Quindi c'è proprio. Non so, cioè c'è un business sotto, qualcosa del genere. Ho cercato di capire le loro intenzioni per mesi, ma ancora non le ho comprese. Anche perché una settimana dopo l'hackeraggio del canale mi è arrivato il pagamento da YouTube, a me, di 90 euro. Quindi, cioè, hanno hackerato il canale, ma non hanno hackerato i pagamenti. Allora, che cazzo è servito? Vabbè, è una cosa che non capirò mai. Però, non voglio perdere il filo, del discorso. Gli highlights hanno portato circa 1500-1400 iscritti, che sono ancora iscritti al canale e vorrei che se ne andassero il prima possibile, per questo che ho parlato in inglese, a inizio video, per chi di voi non l'avesse capito, e poi hanno iniziato a pubblicare, dopo gli highlights, le loro cose in cinese. Tanto sono sempre i cinesi che fanno casino, no? Che fanno danni. Le loro cose in cinese. Non se ne cagava nessuno, però le pubblicavano in continuazione a raffica, un video, una premiere ogni 30 minuti. E ovviamente la gente ha iniziato a disiscriversi, perché vedere tutta quella merda nella propria home di YouTube dà fastidio, questo la posso capire, no? E la gente ha iniziato a segnalare il canale, pensando che non fosse più recuperabile, invece, vedete, l'ho recuperato. E alla fine YouTube ha chiuso il canale. Ha chiuso il canale, quindi oltre che recuperare il canale, avevo bisogno che YouTube me lo riaprisse. Dopo un mese dall'hackeraggio, quindi verso inizio dicembre, esattamente nella serata di Lazio Juventus, mi ritrovo il canale nel mio account Google. Quindi YouTube lo aveva rimosso dall'account Google dell'hacker e lo aveva messo nel mio nuovamente. Però era ancora chiuso, quindi ho aspettato dopo 2 mesi e mezzo, quindi verso fine febbraio, YouTube mi manda un messaggio, mi manda un'email e mi dice che il canale è pubblico, il canale è tornato ad essere pubblico, è riaperto, e avevano rimosso tutti i video, insomma gli highlights, i video cinesi o giapponesi, ancora non ho capito. E dopo un paio di settimane mi riscrivono e mi dicono che posso fare cambiamenti, ecco, posso ricominciare a lavorare sul canale. Ed eccomi qui ragazzi, non. È una sensazione strana, sento già la differenza, però capite insomma che è stata dura, è stata dura. Questo canale è la mia creatura, no? È la mia creatura e ci ho lavorato per più di 2 anni, quindi vedermelo strappare così dalle mani in questa maniera è stato brutto, obiettivamente. E ho pazientato insieme a YouTube, ho pure insultato i tecnici di YouTube perché dopo 2 mesi e mezzo ero stanco e li ho insultati. Ho detto: guarda, avete rotto, cioè potevate agire immediatamente, riconsegnarmi il canale prima che quello stronzo iniziasse a pubblicare la sua merda, no? E prima che quindi venisse chiuso il canale. Invece mo dovete fare più lavoro, siete degli stronzi. Ho fatto, diciamo, questo ragionamento, li ho insultati un pochino, loro per fortuna hanno mantenuto un atteggiamento, per fortuna, insomma, giustamente hanno mantenuto un atteggiamento professionale. Io col tempo mi sono calmato, grazie anche alla Lazio, grazie anche al nuovo canale. Non so se questo canale tornerà ad essere il canale che era mesi fa. In termini di numeri e in termini anche di impegno personale, dipende da voi, ripeto ragazzi, dipende da voi. Tra l'altro in questo periodo YouTube taglia le visualizzazioni per qualche motivo, quindi è anche difficile capire quale canale scegliere di utilizzare di più. Vabbè, provvederò. Mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi ai canali se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, Forza Italia!